sta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Resta qui con noi, il sole scende già. Se tu sei fra noi, la notte non verrà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, il risorto, sia con tutti voi. Carissimi, eccoci riarrivati alla terza domenica di Pasqua per celebrare ancora insieme questo mistero grande che non senza fatica cerca di penetrare nella nostra vita e nel nostro presente. E allora anche questa sera vogliamo perdere il nostro tempo a contatto col mistero del Signore, senza nessuna fretta, senza nessuna pretesa, ma solo stando qua, potendo magari cogliere qualche piccolo segno, qualche piccola scintilla della sua presenza. Ci raccogliamo e pronti a vivere questo viaggio, questa camminata che ci sta aspettando. Perdonaci, Signore, perché i nostri occhi sono spesso incapaci di riconoscerti. Signore, pietà. Perdonaci, Cristo, perché perdiamo un sacco di tempo a chiacchierare, a discutere, a volte a litigare e a far valere le nostre ragioni. Cristo, pietà. Perdonaci, Signore, perché i nostri cuori sono tardi a credere in Te, nei profeti, nella parola, e in chi ci annuncia il tuo Vangelo. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Esulti il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In questa messa un ricordo particolare per Esther, Giovanni e Riccardo, un altro ricordo con tanto affetto per me, per Franco, un amico carissimo della comunità di Morciano, col quale condiviso i primi tempi lì in parrocchia e soprattutto in riferimento al gruppo giovani che si era costituito, e quindi lo ricordo proprio come una presenza molto importante e preziosa per il mio cammino, e lo saluto molto molto volentieri. Poi ricordiamo Gemma di Bergamo, e un ricordo a volte di persone care che festeggiano il 44 anni di matrimonio, Bruna e Giorgio, sempre della comunità di Morciano, amici carissimi, preghiamo per loro e per la loro famiglia,
Non dimentichiamo come sempre i nostri malati e vi confermo che Don Alessio è in una fase di recupero pieno, anche se ancora un po' ci vorrà, e preghiamo invece per gli altri malati, amici sacerdoti e altre persone che magari hanno lasciato la vita in questi giorni. Ci prendiamo un minuto prima di ascoltare la parola di Dio perché sono letture abbastanza lunghe, impegnative, quindi ce le prendiamo con calma. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, con gli undici, si alzò in piedi e a voce alta parlò così. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua. E anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì o fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Mostrami, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostrami, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. Voi sapete che, non a prezzo di cose effimere come argento e ore, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchie. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Alleluia. Distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opera e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba
e non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Mi piace pensare che questo sabato domenica lo dedichiamo a questa narrazione, a questo incontro così singolare, a questo racconto evangelico unico, come Luca ogni tanto ci abitua e ci mette dei pezzi che soltanto lui tira fuori da qualche cilindro magico. E quindi oggi, adesso, in questa celebrazione, iniziamo questa avventura attorno all'incontro fra Gesù e Cleopa e il personaggio misterioso. Quindi non farò degli approfondimenti, mi limiterò a dare qualche, così come sempre, qualche tocco di pennello, perché poi c'è anche la riflessione di questa sera, la messa di domattina, e vediamo un po' se anche può essere utile una riflessione anche domani sera. Però la vorrei proprio pensare come l'incontro con il risorto in questa Pasqua così particolare. Abbiamo vissuto la Settimana Santa e la Settimana della Risurrezione in maniera molto intensa. Questa settimana un pochino abbiamo rallentato e anche la parola ci portava un po' in un'altra direzione. Oggi abbiamo, e quindi oggi e domani, abbiamo la possibilità di rimmergerci nel mistero di Gesù risorto e di ancora una volta cercare di collegare il nostro viaggio, il nostro cammino attuale con questa narrazione. Perché, come già forse si diceva in passato, il grande rischio è quella di considerarla una pratica che dopo un po', basta, è finita, riprendiamo a fare le nostre cose.
E la fatica sta proprio nel riuscire poi a collegare Gesù risorto e la sua luce con la nostra vita reale. In altre parole, ecco, forse qui c'è già un primo grande messaggio, e se notate questo è un camminare, come sempre. Questi due camminano, Gesù si accosta e cammina. Dopo che lo riconoscono, si mettono in cammino verso Gerusalemme. Ma anche nel Salmo abbiamo ripetuto: mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita. Ve l'ho detto altre volte, bisogna leggere la Bibbia, andare a cercare, soprattutto nei Salmi, non solo. Tutto quanto si riferisca a piedi, cammino, sentiero, è un continuo. Dall'avventura del popolo, dall'Egitto alla terra promessa, a tutti i salmi, impressionanti. E questa è un'immagine che va tenuta perché? Perché la vita è un camminare, anche se nella nostra cultura invece occidentale l'idea del cammino è stata debellata proprio e noi quindi non ce l'abbiamo come predisposizione. Noi non intendiamo la vita come cammino, per quanto utilizziamo qui, nelle nostre comunità, molto questa espressione. La vita nel contesto di questo nostro occidente capitalistico e secolarizzato, come abbiamo detto in altre occasioni, non interpreta la vita umana come un cammino, come un camminare verso una meta. Beh, i discepoli di Emmaus, avete visto, stavano camminando verso una non meta, uscivano da una delusione cocente, da anzi una illusione, si erano illusi che Gesù fosse il Messia. Si erano illusi che lui potesse liberare Israele, ma Israele chi è? Che potesse liberare ognuno di loro, che potesse dare loro una vita diversa, come aveva mostrato mentre era in vita. Profeta potente in opere, notate, prima le opere e in parole. E quindi aveva dato l'idea, moltiplicazione dei pani e tanti altri gesti, guarigioni, aveva dato l'idea che poteva succedere qualcosa di inaudito. Il Messia avrebbe instaurato il suo regno. Capite quindi, per un israelita, l'attesa del Messia, fra l'altro, era uno dei desideri più grandi, e quindi, ma da generazioni. E quindi comprendete quale poteva essere il livello della delusione, dell'illusione. Noi speravamo che lui, che Gesù ci liberasse, e invece ha fatto la fine del condannato. Neanche lui, non solo non ci ha liberato, ma è stato ucciso. Quindi l'illusione e la delusione erano al massimo. Mi viene da pensare che questa esperienza possa essere avvicinata a tante nostre piccole e grandi esperienze. A quanti momenti della nostra vita, quante volte ci si può essere sentiti traditi, illusi, credevi che quella persona ti amasse e poi compie un'azione che invece dimostra il contrario, e quante volte ti sei magari aperto, perché loro indubbiamente avevano lasciato, e non erano apostoli ma erano nella cerchia più stretta comunque. E quindi avevano lasciato probabilmente la loro casa, la loro famiglia, e quindi insomma comprendete che era stata una scelta forte, e quindi anche la delusione è altrettanto forte. E non a caso non lo riconoscono, e discutevano, litigavano, quindi probabilmente no, perché di qui no, perché come facciamo noi, no? Come facciamo noi in maniera splendida, direi. No, perché bisogna fare così, il tampone qui, il tampone là, no, ma bisogna stare in casa, tutti chiusi, trincerati, no, però se esci devi... No, quante opinioni, quante chiacchiericcio sulle cose di oggi, ma sulle cose di sempre. Immigrazione, politica, lavoro, tutti, no? Tutti virologi, adesso, prima tutti i commissari tecnici della Nazionale di Calcio e tutti i presidenti del Consiglio. Quanto è facile perdersi nel teatrino delle chiacchiere umane, quanto è facile perdersi veramente nello stagno delle opinioni. Ecco perché
perché il salmista dice: Signore, indicami tu il sentiero della vita. E questo è anche un altro aspetto che credo ci sia mancato. Malgrado, vedete, il dramma di noi cristiani è proprio drammatico, perché, mamma mia, abbiamo dei documenti sotto gli occhi che ci danno delle indicazioni stupende, speciali, ma niente, entrano e escono, perché noi pensiamo ad altro, perché noi pensiamo di farcela da soli, perché noi non abbiamo bisogno della Bibbia e del Vangelo, dai. E invece la Bibbia e il Vangelo vanno a toccare proprio i guai profondi in cui un essere umano può incastrarsi, e hanno una concezione della vita molto più sana della nostra, questi testi. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, anche qua nella prima lettura. Le vie della vita. E capite che quindi qui c'è un'operazione culturale, oltre che spirituale, da mettere in atto. Dobbiamo dotarci assolutamente di una nuova voglia di entrare nel mistero del testo biblico, nella bellezza dell'avventura biblica, e di riuscire a leggerla certamente poi in funzione del nostro cammino di vita. Però notate che nella Bibbia non si entra in un modo, diciamo così, teorico, anche perché la Bibbia racconta di vita, racconta esperienze di vita e narrazione, questo è il bello. Per quanto è una narrazione che a volte passa in tratti sicuramente così anche più dottrinali o contenutistici, ma in realtà racconta vita anche la prima lettura. Anche l'Evangelista Luca, prima lettura negli Atti Evangelo, e come tutti gli evangelisti e gli altri autori biblici, è evidente che hanno ricostruito le scene, hanno ricostruito i racconti in base anche alla loro esperienza di vita. Ma è bello che comunque tutto parte da dei racconti, tutto parte da delle narrazioni di vita. E quindi stavo pensando a come questa narrazione possa essere affrontata, cercata, approfondita. Io credo che in ognuno di noi ci sia un amore alla Bibbia, al testo biblico davvero scarso. Non siamo stati educati all'amore del testo biblico, e una cultura nella quale siamo intrisi, nella quale ci ritroviamo, ci dice continuamente che il testo biblico non serve. Oppure c'è chi invece prende talmente il testo biblico che ne fa una lettura funzionale, o una lettura ancora peggio, fondamentalistica, letterale. Se vuoi tradire il testo biblico lo devi leggere e lo intendi letteralmente, lo tradisci subito. Perché come qua anche Gesù fa vedere, cosa fa? Li prende, dopo averli ascoltati, dopo aver visto il loro volto triste, dopo aver visto il loro cuore triste, quindi questo cuore, il tuo cuore triste, e lui si accorge subito, lui cammina con te, si avvicina al tuo cammino, anche se vai da Gerusalemme a Emmaus, segno di una illusione, di una disperazione, segno di un tradimento in fondo, no? Tradimento subito, tradimento fatto. E dicevo, quindi Gesù si accosta, e però cosa fa? Dopo averli incontrati e averli anche apostrofati, sia chiaro, stolti, eletti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Quindi, letti il cuore a credere, non siete stati in grado di leggere quello che avevate davanti agli occhi. Ma com'è possibile? Ma i loro occhi erano accecati. Eppure sono stato 3 anni con voi, poteva dire, no? Cosa vi ho insegnato in quei 3 anni? Vedete come spesso succede, è un'esperienza che si fa, tu racconti qualcosa e gli altri non riescono a cogliere ciò che conta davvero. È un'impressione che molte volte mi abita, sì. Ognuno raccoglie quello che può, ma può darsi che non arrivi al nucleo, al centro. E allora il centro qual è? Stolti, lenti di cuore a credere, non in generale, non negli angeli che volano, nel cuore a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti,
cominciando da Mosè, dice l'Evangelista, e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Ecco, ecco la chiave. Quindi se vai a leggere la Bibbia come un libro, come un romanzo, ti ci perdi subito. Se la leggi così tanto per tirare fuori una morale, perché bisogna comportarsi bene secondo i 10 comandamenti, non serve, ti ci perdi. La Bibbia è il cuore, è la narrazione del Cristo, del Messia di Dio che entra nella storia umana. Ecco perché Antico e Nuovo Testamento sono essenziali, ed ecco perché anche nell'Antico Testamento bisogna imparare ad entrarci, assolutamente. Perché se no non comprendi tutta l'avventura biblica, è un'avventura che attraversa i secoli, le generazioni. Non è un libro scritto così in 2 anni, in 5 anni, e non è un libro solo. Sono più di 70 storie, più di 70 libri. Già questo non dovrebbe creare in te l'atteggiamento di stupore, di meraviglia, di desiderio di conoscenza, di entrarci dentro, di lasciare che questa avventura entri in te. Ecco, qui c'è la sconfitta del cristianesimo. Siamo stati sconfitti perché non è passato questo messaggio, per quanto già anche nel Concilio Vaticano II c'è stato un recupero enorme della Bibbia al centro dell'esperienza di fede, e sicuramente di progressi ne sono stati fatti tantissimi in questi 50 anni, ma ancora no, ancora c'è una cultura, anche tutta presuntuosamente cristiana e credente, una cultura che resiste, che non prende il fascino, che non sente, scusate, il fascino dell'avventura biblica. Gesù non dice quindi guardate che sono risorto subito, inizia a raccontare loro da qua, dagli inizi, da Mosè, dai profeti, ma il riferimento a lui, è lui la chiave. Quindi io devo affrontare il testo biblico non per conoscere semplicemente chi era l'autore, chi non era, eccetera, eccetera, ma per intuire il Cristo, la presenza del Cristo nella storia umana e quindi nella mia vita. E allora ecco che accade qualcosa di incredibile, qualcosa si sveglia nei loro cuori per quanto fossero tramortiti e indicassero elettrocardiogramma piatto. Si svegliano, no, resta con noi, ma no, devo andare via, resta con noi per favore, ormai è sera, dai, resta con noi, dopotutto con te si sta bene, ci hai strappato dal nostro litigio, ci hai strappato per un attimo dalla nostra delusione, dalle nostre chiacchiere, dalle nostre discussioni, ci hai strappato dai nostri discorsi, dai nostri telegiornali, ci hai strappato dalle nostre visuali, oh qui c'è questo coronavirus di qua, di là, è da quasi 2 mesi che siamo chiusi in casa, eccetera. Ci hai strappato un attimo alla nostra tristezza, resta con noi. Qui si può approfondire molto, la puoi vedere proprio in riferimento alla tua personale esperienza. Resta con noi, quindi. Ed egli entrò, dice l'Evangelista, per rimanere con loro. Ma che bello! Un Dio che quindi cammina con, ti guarda negli occhi, tu non lo riconosci ma lui sì. Pensate sempre al giovane ricco, pensate a Zaccheo che voleva vedere Gesù, a Bartimeo che era cieco ma sente che passava Gesù e lo vede prima che Gesù gli dia la vista, lo vede col cuore. E d'altronde la cecità dei discepoli di Emmaus è la cecità del cuore. Lo vedono fisicamente, la stessa cecità del giovane ricco. Lo vede fisicamente ma non lo vede col cuore. Comprendete qui? Questo è un punto delicatissimo. Tu come lo vedi Gesù? Sei sicura? Sei sicuro di che lo vedi? Lo vedi come fisicamente? Credi di vederlo, cioè di aver capito un po', ti basta un'immagine di Gesù? Ti basta qualcuno che ti parli di Gesù?
Lo vedi davvero? Lo vedi con gli occhi fisici? Lo vedi col cuore? Ma se nel tuo cuore alberga la tristezza e alberga troppe altre persone, tu credi di vederlo? Fermiamoci, fermatevi qui a riflettere, questa è un'altra pista molto importante. E comunque, quindi, vedete questo Dio che cammina, si accorge, vede il volto, vede il cuore, lui vede. E poi fa finta di andare oltre. Fantastico, lascia libero. Cammina con loro, è stupendo. Non ha pretese. Non ha pretese verso di te, al contrario degli esseri umani. Perché la pretesa è di chi non ti ama. La non pretesa è di chi ti ama. Chi ti ama non pretende. Chi non ti ama pretende. Se tu pretendi verso gli altri, significa che non li ami. Se tu pretendi verso te stesso, e ti vedi sempre, o quasi, spesso, insufficiente, perché non ti ami? Perché non accetti, fra l'altro, l'amore che Dio ha per te. Dio non pretende, cammina con e fa finta di andare via. Pensate anche qui quanto dovremmo ridisegnare il contesto relazionale delle nostre comunità. Quanto anche la Chiesa rischia, chiaramente, come istituzione, di dimenticare che Dio non impone. Quanto è stato dimenticato questo anche nella storia, purtroppo. Lo so. È certo che appunto il problema qual è? Che gli esseri umani, ognuno vuole avere ragione, ognuno tira fuori le sue visioni e ognuno poi è pronto a vendere tutto, fede e mamma, pur di dimostrare di avere ragione e pur di essere attaccato al proprio ego. Capita a tutti, questo è un nemico grandissimo che abbiamo nel cuore. Ecco però perché abbiamo bisogno di riferimenti, abbiamo bisogno del Cristo, abbiamo bisogno del Messia che entra per rimanere con te. Entra Lui, si è accostato a Lui. Non sei tu che ti guadagni Dio, non sei tu che ti guadagni il paradiso, non sei tu che ti devi guadagnare il paradiso e sei sempre normalmente, mediamente insufficiente. E qualcun altro invece è talmente sufficiente che anche discreto, buono, ottimo, si ritiene Lui almeno così. Ma no, è Dio che viene nella tua storia, è Dio che entra in casa tua, anche se sapete bene che Dio entra là dove lo si fa entrare, dove lo si lascia entrare. Se fai tutto te, Lui non entra. Se le preoccupazioni sono tutte le tue, Lui non può salvarti neanche. Può chiederti, può avvicinarsi, ma tu non lo riconosci. Che dramma, non riconoscere la presenza di Gesù risorto. Questo è un vero dramma. Egli entrò per rimanere con loro. Egli entra in casa tua per rimanere con te. Entra nei tuoi giorni, è entrato nel tuo cammino. Ed entra in casa tua, dove c'è televisione, dove c'è computer, dove c'è tavolo dove si mangia, dove c'è la cucina, dove ci sono tutti i tuoi luoghi e forse c'è un crocifisso. È un'immagine di Padre Pio o della Madonna. Ma lui risorto lo lasci fuori, fuori casa. Pensa un po', non hai bisogno di lui risorto. Te lo tieni come crocifisso, ma non come risorto. Ma che senso ha? Ti tieni un santo e lui no. Sto pensando all'educazione che abbiamo ricevuto, a come purtroppo siamo stati educati. Egli entrò per rimanere con loro. Quindi non è vero che il risorto è lontano, il risorto è in casa tua. Sei tu che non lo vedi, i tuoi occhi ancora. E allora lui cosa fa? Si mette a tavola con gli altri, con te. Si mette a tavola e prende il pane e lo spezza. Come nella moltiplicazione dei panni, abbiamo visto il pane ieri, il Vangelo, oppure come proprio quel giovedì, quei tre giorni prima, giovedì, venerdì, sabato, che siamo a domenica sera, secondo Luca, e gli aveva preso il pane, l'aveva spezzato, e apparentemente questo è un gesto che potevano fare tutti i padri famiglia, delle famiglie ebraiche, ma lo può fare chiunque, solo che è il significato di questo gesto che cambia. Il Messia quindi cambia il significato di questo gesto
E attraverso questo gesto viene riconosciuto, ma perché? Viene riconosciuto come chi? Come il Messia. Ma come colui che ha offerto la sua vita. Quel pane è lui. Ed è lo stesso pane che spezziamo noi qui questa sera, anche se voi purtroppo non potrete riceverlo, ma il gesto è talmente fuori da ogni spazio-tempo e rimarrà perennemente nella storia umana che uno può attingervi assolutamente anche così. Perché ormai è un gesto che non può essere più cambiato, non può essere più tolto. In questo gesto, cosa accade? Viene sconvolta tutta l'idea di Dio che ogni uomo può avere. Viene sconvolta ogni idea di Dio che abbiamo. In questo gesto noi scopriamo un Dio diverso e i discepoli di Emmaus sono i primi ad accorgersene. Improvvisamente si aprirono loro gli occhi. E lo riconobbero, mentre prima non lo avevano riconosciuto. Credo che questo, al di là poi del racconto, sia un'esperienza continua, perché capita anche che a volte lo si incontri Gesù e lo si riconosca, poi magari andando avanti nel vivere, nel camminare, lo si riperde. E allora abbiamo bisogno di rincontrarlo, ma lo rincontriamo solo se lui è nel nostro sentiero. E noi siamo nel suo, ma vi ho già detto che anche se noi sbagliassimo sentiero, ce ne andassimo per un altro sentiero, lui come buon pastore verrebbe dietro di noi a cercarci, a cercarti. Poi al di là che la vicenda di vita di ognuno è assolutamente singolare e quindi chissà. Prova a pensare quindi alla tua esistenza, al viaggio della tua vita. Prova a pensare che lui è davvero sul tuo sentiero e ha un solo obiettivo, che tu possa percorrere il sentiero della vita, che tu possa andare oltre ogni disperazione, oltre ogni giudizio negativo, oltre ogni chiacchiera umana, oltre ogni illusione, che tu possa andare oltre ogni situazione, per quanto imprevista, difficile come la presente, e che tu possa permetterti di vivere i tuoi giorni, i tuoi minuti, i tuoi secondi nella luce della sua presenza. O tutto questo è letteratura, o è sogno, o è qualche invenzione di qualcuno e di qualcun altro, perché dovrebbe essere parecchio ad averle inventata questa cosa. Che strano che quando uno dice così non sospetta che siamo tantini. Da 2000 anni siamo parecchi che ne abbiamo detto queste cose e la stiamo ancora affermando, quindi, però ci può stare. O è tutto quindi un'invenzione, oppure è la pura e semplice verità. Ma pura e semplice verità non vuol dire una cosa piccola, vuol dire un mistero grande che va cercato, va approfondito, va conosciuto, che va chiesto, va ricercato come l'aria. E quindi ecco perché devi metterci tutta l'anima, tutte le forze, tutti i minuti che puoi tirare fuori e cercare nel senso proprio di non accontentarti finché non l'hai incontrato, non fermarti finché non lo hai riconosciuto, non fermarti finché il Cristo non è saldamente dentro il cuore della tua esistenza, dentro i significati più preziosi della tua vita. Alla fine, dove deve stare il Dio di Gesù nella nostra vita? Dove deve stare il Messia? Solo nel cuore. Perché se tu togli Lui, noi crolliamo. È un eterno naufragare. Mi sa che sono parole del filosofo Nietzsche, quando si riferisce, in Così parlò Zarathustra, alla morte di Dio, al fatto che l'uomo si è voluto liberare di Dio in questi ultimi secoli, credendo di farcela da solo, credendo sul superman, e infatti si vede quello che stiamo vivendo. Come diceva il Papa qualche giorno fa,
non ci accorgevamo, non ci siamo, o forse ci siamo accorti grazie a questa esperienza, che il nostro mondo era malato, è malato. E vabbè, ci sta, fa parte della vita. Però l'importante è che cerchiamo di camminare verso la guarigione. E quindi senza un Gesù Cristo in mezzo, senza un Dio che ci salva in mezzo, cosa facciamo con le nostre relazioni? Dove anche nelle nostre famiglie ormai ci si azzarda, dove le famiglie saltano, i coniugi saltano, puff, così, come birilli. Forse siamo malati nelle nostre relazioni, dove la politica molte volte è una sterile contrapposizione di mestieranti che invece di godere un pizzico di fiducia, no? Forse dobbiamo rimettere a posto vari tasselli della nostra vita sociale e della nostra vita civile, e noi cristiani ancora di più della nostra vita ecclesiale, della nostra vita in parrocchia, della nostra vita nei nostri gruppi. Forse abbiamo pensato che basta esserci fisicamente senza dimenticare che il cuore molte volte è abitato da giudizi, da condanne, per altri chiaramente. Forse abbiamo veramente sbagliato, abbiamo dato importanza a ciò che non ne ha e abbiamo perduto l'importanza invece di alcuni aspetti che sono decisivi. Vedete allora che in questi giorni e in questo tempo, anche se stiamo andando verso la fase 2, quindi è sicuramente pericoloso tutto ciò, non solo per possibili contagi di ritorno, ma perché c'è questa bramosia di voler far basta con questa stasi, e anche giustamente, certamente, sì, però il rischio che non ci siamo lasciati educare da questi giorni. E allora permettiamoci in questo fine settimana e permettiamoci in questi prossimi giorni che ancora questa esperienza penetri la nostra anima, il nostro stile di vita, e ci aiuti davvero a nascere in modo nuovo, come questi due, Cleopa e il personaggio misterioso, che potresti essere te. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Facciamo salire al Signore le nostre intenzioni. Io nel frattempo alzo il pane e il vino, come a Emmaus. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, che è nostro Padre. Accogli, Padre, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché gli ha dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto proclamare sempre la tua gloria, Padre Santo, ed esaltarti in questo tempo nel quale Gesù è risorto per noi. Il lui vincitore del peccato e della morte. L'universo risorge e si rinnova, e noi uomini possiamo tornare alle sorgenti della vita. Per questo mistero di amore, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con gli angeli e i santi proclama l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti ringraziamo perché ci hai chiamato qui oggi alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Affidiamo a te, o Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Gesù ha vinto la morte. Rendila perfetta nell'amore in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco e a tutti i nostri pastori. Affidiamo a te i nostri cari che hanno lasciato questa vita, ma che crediamo vivi in Gesù risorto, e ti chiediamo, abbi misericordia di tutti noi. Donaci di far parte la tua vita insieme a Maria, agli Apostoli, Marco e tutti i Santi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia dei figli, cioè di persone in relazione al Messia, al Figlio di Dio e quindi al Padre, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore. Donaci la forza di superare i turbamenti che la vita ci riserva, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù, risorto, che hai donato la pace ai tuoi apostoli, ora guarda tutti noi e donaci la tua unità, la tua luce, la tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e lo sguardo ricco di amore del Signore risorto sono con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, Gesù risorto, che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Padre, guarda con bontà i nostri cuori, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidaci ogni giorno nel sentiero della vita fino all'incontro pieno con te, nella gioia della risurrezione finale. In Cristo nostro Signore. Il Signore Gesù risorto è con voi. Dio, che nella risurrezione del Cristo, del Messia, ci ha donato la sua salvezza, facendoci i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore Gesù, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi doni la grazia di essere suoi testimoni. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi cammina sempre. La gioia del Signore risorto è in noi. Vivete con questa luce in pace. Vi auguro una buona serata e ci vediamo fra poco.